finita l'estate, arrivato l'autunno. E quando andiamo dal fruttivendolo troviamo un frutto che ha preso tantissimo sole, quindi pieno pieno di energia per fare una ricarica di sali minerali ed energia all'interno del nostro organismo per affrontare poi tutto l'autunno e a seguire l'inverno. Di cosa sto parlando? Dei fichi d'India. Beh, dal nome puoi pensare che è un frutto indiano, in realtà non è così. In realtà deriva proprio dal Messico e importato in Italia da Cristoforo Colombo. Oggi lo troviamo coltivato in Italia, soprattutto in Sicilia, ma anche nella Puglia, nella Campania, insomma verso il sud Italia. È ricchissimo di potassio, è un potentissimo rimineralizzante e va a sistemare il transito intestinale. Però fai attenzione, perché nelle sue associazioni con altri frutti possiamo riscontrare dei problemi. Un tempo i nostri nonni, che facevano i braccianti, quindi lavoravano la terra, loro sì che avevano bisogno di tanto potassio, vitamine, minerali della frutta per affrontare la giornata, utilizzavano il fico d'India proprio per fare colazione. Se lo portavano per fare degli spuntini nel loro lavoro durante la mattina e soprattutto lo davano ai braccianti che dovevano raccogliere l'uva. E in questa maniera si evitavano i furti d'uva. Perché è una considerazione popolare, insomma, abbinare fico d'India e uva può provocare dei disturbi intestinali, dai dolori intestinali, ma soprattutto problematiche di costipazione. Io su questo non ho trovato nessun dato scientifico che mi spieghi il perché. Insomma, se sapete qualcosa lasciatemi un commento che mi interessa. Fatto sta, se provi a mangiare tanti fichi d'India e tanta uva, succede qualcosa che non va bene all'intestino. Fai attenzione ai fichi d'India se soffri di diverticoli, perché quei semini che trovi all'interno possono dare problematiche. Se soffri però di stipsi, mangiando uno, due fichi d'India andrei a liberare l'intestino. Se esageri potresti avere l'effetto contrario. Insomma, comunque ricco di fibre, minerali, vitamine ed è ricco di potassio. Ti darà una carica. La cosa interessante, approfittatene a mangiarne adesso perché la sua stagione dura veramente poco. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!